Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Non siamo un partito. Allora, io lavoro da 3 anni, quest'anno è il 4, diciamo, in corso. Al momento sono inquadrato a partita IVA, come tutti gli architetti. Quindi tendenzialmente negli studi di architettura l'orario di lavoro non sono mai le 8 ore lavorative, sono minimo fisse 9 sempre, cioè quello è l'orario dalle 9 alle 7 e poi tendenzialmente ci sono sempre gli straordinari, fanno in media 2 ore di straordinario al giorno e nei momenti di picco si può stare anche di più, io ho provato a stare in ufficio fino alle 10, fino alle 9 di sera, lavorare il sabato, lavorare la domenica, una sera mi ricordo sono stata in ufficio fino alle 4 di mattina, cose che capitano a quanto so in tutte le professioni. Lavoro sempre ad ore e non c'è un fisso mensile, nel senso che più ore fai, più guadagni. Per un lordo ora di 7,8 euro, cioè meno di una badante, esatto, meno di una badante, meno di una babysitter. Nel mese in cui ho lavorato più ore, che ho raggiunto un totale di 220 ore, ho portato a casa quasi 1000 euro netti, cioè una cifra che proporzionata al numero di ore impiegate fuori casa non ha senso. Ma cioè, è inutile dire che la retribuzione a partita IVA e non da lavoratore dipendente non ti permette di avere quei diritti normali che ha un lavoratore. Non ho retribuita la malattia, cioè se sono a casa fisicamente non lavoro e quindi non vengo retribuita, e le vacanze, in parte la maternità. I miei datori di lavoro vivono più o meno la mia stessa situazione, perché comunque è un po' una catena, no? Loro vengono pagati poco per il lavoro che fanno e ne fanno veramente tanto, è un circolo. Cioè i miei datori di lavoro dopo 10 anni, hanno festeggiato 10 anni, vabbè questa è fatalità, l'ultimo studio, hanno festeggiato 10 anni di attività, hanno ancora una situazione non stabile. Non stabile, di sicuro non come un lavoratore che 10 anni che fa un lavoro da dipendente. A volte è capitato che per esigenze i miei datori di lavoro non si siano pagati il loro stipendio nei termini per pagare noi. Il loro stipendio è arrivato magari il doppio il mese dopo, però significa per una famiglia avere un mese, vivere con la metà dei soldi a disposizione. I problemi fondamentali sono due. Uno, che in Italia, particolarmente in Italia, il mio stesso lavoro lo possono fare almeno 3 categorie professionali, 4 se inseriamo anche la progettazione di interni, i designer, perché geometri, architetti, ingegneri edili, civili e designer, che poi si occuperanno anche di ristrutturazione di interni, fanno lo stesso identico lavoro. In un paese che ormai è talmente tanto costruito che cioè, di lavoro ce n'è, perché l'economia si basa ancora sull'edilizia, però bene o male non ce n'è abbastanza per soddisfare il numero di tecnici sfornati dalle università e dal lavoro. E poi c'è il lavoro nero, ovviamente, siccome i dati sono questi, uno per sopravvivere o per superare la concorrenza, che cosa fa? Abbassa il prezzo. Cioè la stessa cosa che io per pagare i miei dipendenti, sia ad esempio una DIA fatta da me o un piano di sicurezza fatta dal mio studio, dove il mio studio prevede dei dipendenti, un lavoro, delle strutture, per quanto a partita IVA mi costa, metti 2.500 euro, fatto da un altro mi costa magari 1.000 euro perché se lo fa da solo senza farsi pagare. Con i ragazzi in nero. E con i ragazzi in nero senza prevedere un minimo di legalità, senza pagare le tasse. In maniera consensuale siamo arrivati a capire che insomma tutte le ore che io passavo fuori dallo studio per loro erano un aggravio, nel senso che il lavoro che tendenzialmente gli altri fanno 2 ore in più al giorno, quindi le 200 ore mensili, io non lo facevo, cioè io facevo le solite 40 ore settimanali. Ed era troppo poco. Ed era troppo poco perché loro avevano bisogno, per soddisfare tutta la richiesta, di avere una persona che stesse lì di più, perché sennò quello che non facevo io poi lo dovevano fare loro i miei notte. Colleghi in aggiunta di notte, quindi ulteriormente appesantire la loro già vita lavorativa. E quindi io, rendendomi conto che mi sono presa un impegno e che quindi mi interessava continuare l'impegno come consigliera, non potevo venire incontro alle loro necessità, e loro viceversa non potevano avere una persona
che gli facesse un part time praticamente, quando per loro avevano bisogno di un full time. E allora da venerdì sono rimasta a casa. Devo dire che adesso sono molto più serena, sono passati 3 anni e quindi ormai vabbè, tutte le altre fasi magari in cui ero più preoccupata così sono andate. Sono più serena perché ho visto, vabbè, uno fino adesso ce l'ho fatta, quindi bene o male a reggermi in piedi, a fare anche le cose che mi interessava fare. Io mi ritengo fortunata e anche un po' triste doverlo dire. Per mettermi un affitto è stato possibile solo nel momento in cui eravamo in due. Io non sono mai stata economicamente indipendente, nel senso da dover dire prima mi aiutava mia mamma, adesso comunque essendo in due mi aiuta il mio ragazzo che ha un pochino di possibilità in più, ha un contratto a tempo indeterminato, lui si potrà pagare un mutuo, io sono lavoratore a partita IVA che è al pari di una fornitura di servizi, cioè un mese ho lo stipendio, il mese dopo non è detto e quindi cioè, ho garanzie zero. Il mondo è cambiato rispetto a come me lo immaginavo. Per il momento intravedo magari una libera professione, nel senso poter moltiplicare i datori di lavoro in modo da moltiplicare il mio fatturato e riuscire a fare tutto, cioè lavorare per me e lavorare per gli altri e riuscire ad arrivare a fine mese in maniera normale. Uno dei motivi per cui avevo scelto di candidarmi nella lista civica era proprio questo, perché secondo me c'è una totale assenza di diffusione del problema, la gente non lo sa, perché chi vive come io ad esempio, vivevo in una famiglia dove erano solo lavoratori dipendenti, non avevo neanche idea di quello che poteva succedere ai miei coetanei e di quello che vi aspettava e sarebbe successo a me, quindi la mancanza di informazione è la prima cosa che ho voluto combattere e poi in secondo luogo se si riesce anche a cercare di cambiare un minimo di normative esistenti. Consiglio di zona questo non è possibile, però almeno si possono provare a fare delle proposte e a rendere il problema noto ai più.